Gianluca Burioli, per noi di Enduro XXX ci fa un po' di domandine a Alessandro Fadda, il re dei sardi, il re! Devi parlare in sardo, eh? Non so parlare in sardo, non so. Allora non possiamo fare l'intervista se non sai parlare sardo. Dai, su, dai, dai. Allora, partiamo col sapere cosa si è classificato nell'assoluta. Da quello che è stato detto, 14esimo assoluto, secondo di categoria, 4,50 attenzione, production. E primo della over 40. Alla faccia! Media del motorello. Ma scusami, perché tu il primo dell'over 40 quando ne hai 38? No, 37 e mezzo. Ok, va bene. Va bene, Erika, comincia pure. Dai, Erika, una campionessa in moto deve anche saper parlare di fronte al microfono. So. Forza! No. Dai, che poi non posso stare lì a fare tagli e cuci con i video. Io li carico tutti così, Dai, non mi guardare a me, io non ci sono. Tu vai via. Vai via, dai, fai un po' di domandine al nostro Fadda. No. Non ti inquadro, vieni qua vicino. Ho poche domande da fargli perché giustamente abbiamo vissuto la stessa avventura, quindi allora le faccio io, dimmi, prima di tutto come ti sei trovato in questo rally di Sardegna, prima di tutto. Ho trovato, diciamo che il rally l'ho trovato abbastanza impegnativo e tecnico, stancante. Ho sentito dire forse il più duro degli ultimi 3-4 anni, è vero? Sì. La speciale più bella per te è la più bastarda? Allora, la speciale più bella dovrebbe essere la seconda, la prima del secondo giorno, la più bastarda, l'ultima perché non finiva mai. Non finiva mai. C'avevo le braccia. E poi, parola di Pablo, quando verrò giù in Sardegna con la spalla a posto ti spaccherò il culo sulle pietre. Perfetto, ti aspetto. Questo lo sai, vero? Aspetto, ok, va aspetto. Bene. Grazie. Prego. Ciao. Grazie Alessandro. Ciao. Alla prossima.